grande successo di questa manifestazione, così grande questo successo che Stefano è praticamente blindato nella sua saletta. A questo punto intervistiamo il vero boss di The Sound of the Band. No, il vero boss no. Bilancio positivo di questa manifestazione, soprattutto rispetto all'anno scorso, in cui comunque c'era sempre abbastanza gente, ma mai come quest'anno. È vero. Guarda, quest'anno è stata veramente bella, c'è stata tantissima gente. Ieri mattina, ma come stamattina, alle 9 erano qua, quando l'apertura invece era alle 10, era praticamente pieno questo corridoio dove adesso noi siamo, e c'è stata tantissima gente, è arrivata continuamente tutto il giorno. Poi ho notato anche un incremento forte del pubblico di sesso femminile, molte coppie, anche giovani. È vero, molti giovani, ho visto molti giovani, molte famiglie con anche bambini che si portavano dietro perché logicamente non potevano lasciarli a casa da soli, ma anche bambini di 10-12 anni, per cui li portano anche per fargli conoscere un attimino questo mondo, e questo è molto bello, perché poi giovani di 20 anni, giovani donne anche anziane ho visto, e per cui è bello, magari si riapre anche un attimino la cultura su l'hi-fi, sulla musica, su tutto quello che concerne questo, per cui sono contenta. Sì, anche noi siamo molto contenti e possiamo già dare l'appuntamento al prossimo anno, perché il prossimo evento nel 2022 è ad aprile, se non sbaglio. Allora, prossimo appuntamento a Milano è il 28-29 marzo, perché non c'era possibilità di farla in aprile, per cui l'anticipiamo a marzo, e poi sarà qui a Roma il 28 e 29 sempre novembre. Speriamo che sia così anche l'anno prossimo. E comunque grazie a tutti, e arrivederci a tutti.